nasco come attrice, da quando avevo 19 anni ho sempre lavorato come attrice. Poi ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica come drammaturga e poi mi sono trovata, per dover far sopravvivere questa creatura che era il Festival Segni d'Infanzia, a dovermi inventare delle competenze, ma anche mi piace dire a dover scoprire delle competenze che avevo, cioè la capacità come drammaturga di raccontare, di costruire un evento culturale, per cui per me il festival è proprio un grande spettacolo. Mi chiamo Cristina Cazzola e sono arrivata a Mantova nel 99. Io non sono mantovana e in un certo senso mi sono sentita accolta da Mantova in qualità di incubatore culturale. Ho cominciato a collaborare con la compagnia che mi aveva reclutata per questo progetto, che era una compagnia che faceva teatro ragazzi, che fa teatro ragazzi, è una compagnia che si chiama Teatro all'Improvviso e che ha sede a Mantova e che a Mantova ha creato tutto quello che ha a che fare con il teatro ragazzi, che io a quei tempi non conoscevo. Intanto vivevo a Mantova, che cresceva e che a un certo punto nel 2005, con un cambio di amministrazione, che ha chiesto al direttore artistico di Teatro all'Improvviso e a me cosa volevamo fare per la città. E noi abbiamo scelto di partire con un'avventura che si chiama Segni d'Infanzia. Se non fossimo riusciti a mantenere una relazione forte col nostro pubblico, che non è mantovano, perché comunque il 20% degli spettatori vengono da fuori Mantova, vengono a Mantova apposta per il festival, credo che il progetto si sarebbe veramente sfaldato. Poi sono le persone ancora una volta che fanno la differenza, perché in verità ci sono amministratori e funzionari che hanno sempre creduto nei progetti e che mi hanno aiutata a trovare le strade. E dai sindaci, per esempio, dei comuni, delle regge, mi arrivano richieste anche grosse di strutturare nuove progettualità e far crescere ancora nuovi progetti. Quello che mi piace dire è che faccio è creare proprio relazioni, costruire ponti su progetti che possono essere per bambini, per famiglie, per adulti, di ricerca, di qualsiasi genere, ma il cui obiettivo è costruire una cultura che sia veramente per le persone.